Si è svolta oggi, giovedì 12 novembre, presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, qui nell'Ateneo Ferrarese, l'assemblea dal titolo Pubblica Assemblea in Pubblica Università, incontro organizzato dai ragazzi di Onda Ferrara per discutere della riforma. L'incontro è stato moderato da Alessandro Pepe, coordinatore del movimento Onda Ferrara, e ha visto tra i suoi relatori il professor Nappi, preside di giurisprudenza, il professor Pastore, ordinario di filosofia del diritto proprio a giurisprudenza. Sempre da giurisprudenza era presente anche il dottor Trapella, e infine dalla facoltà di scienze era presente il professor Bernardi. È dannoso importare all'interno dell'università principi e caratteristiche proprie del mondo dell'impresa, ma poi quando si vanno a costruire gli organi di governo li si fanno tal quale a quelli che esistono nel mondo dell'impresa. Quindi le cose non funzionano da questo punto di vista. Noi siamo molto preoccupati, evidentemente, siamo molto preoccupati perché abbiamo raggiunto faticosamente degli equilibri. Io posso parlare della realtà ferrarese dove pure questi equilibri possono avere dei momenti di serio sbandamento, ma immagino che a livello nazionale la situazione sia molto, ma molto più grave. Per cui vi ripeto, la nostra debolezza, la debolezza del mondo universitario, consente questo genere di proposte. E si tratta di una debolezza oggettiva, perché è determinata da una carenza di risorse, ma anche di una debolezza di carattere etico. Mi sia consentito usare questo termine, perché in molte realtà universitarie italiane sono avvenute delle vicende che non sono assolutamente commendevoli, che non sono assolutamente positive. Per cui l'essere messi sulle prime pagine dei giornali e dare adito a giuste polemiche, certo non ci aiuta nel far valere quelli che sono sacrosanti principi che dovrebbero consentire di salvaguardare l'autonomia dell'università e la libertà della ricerca. Però, molte, la gran parte delle cose che sono contenute in questo disegno di legge ci porterebbero in una situazione ancora peggiore rispetto a quella in cui ci troviamo. Voi credete che un malato grave sopravviva a una riforma di questo genere? E soprattutto, questa cura, quanto deve durare perché sia efficace? Anni, cioè dire, queste strutture, per la loro lentezza nel fare gli statuti, nel sistemare tutto questo che vi è proposto, in ogni caso hanno bisogno di un tempo infinito e la situazione della ricerca italiana non può aspettare questo tempo. Abbiamo incontrato alcuni dei relatori per fare quattro chiacchiere con loro. Vediamo cosa ci hanno raccontato. Quello che manca in questo momento sicuramente nell'università italiana è da una parte il finanziamento, dall'altra parte la capacità di spendere questo finanziamento in modo trasparente e rapido. Allora, questo tipo di problematica potrebbe essere affrontata con interventi molto più limitati di questa riforma e che avrebbero indubbiamente l'effetto di aumentare, diciamo, il tasso meritocratico di tutto l'impianto e soprattutto del finanziamento per ricerca, ovviamente se questo viene portato a livello internazionale. Qual è la risposta? È un cambio epocale in cui niente resta praticamente com'era e, ripeto, come in qualunque forma di cura, questo in poche parole avrà due conseguenze. Le parti più deboli dell'università periranno, le parti un pochino più forti resisteranno, ma saranno impegnate per 2 anni a fare una serie di operazioni, a compiere una serie di operazioni che sono soprattutto formali, statuti, nuovi regolamenti, che porteranno o distoglieranno gran parte di noi dall'attività principale che è quella di ricerca, ovviamente insieme a quella didattica. Quella didattica rimarrà, ma chi ne soffrirà in modo particolare sarà l'attività di ricerca. Questo era il mio punto di vista. La riforma prospetta una forma di ricercatore a tempo definito con uno sbocco dopo 6 anni in posizione praticamente di docenti, che in linea di principio è quello che avviene in altri luoghi nel mondo. Questo non è sbagliato. Ripeto, se questa cosa è finanziata, a me questo sembra un punto non secondario. Non è ben definito il modo con cui si arriva alla valutazione finale, però la legge nomina criteri meritocratici anche di livello internazionale, quindi questo secondo me non è inaccettabile. Quello che è inaccettabile secondo me è il taglio progressivo del finanziamento e l'inserire alcune diciamo, norme o indirizzi che sono corretti in un impianto che stravolge completamente tutto e quindi come tale rischia di non modificare niente.
Innanzitutto, dottor Trapella, giovanissimo, nonostante ci abbia raccontato che si divide tra Ferrara, Rovigo e Roma. Descrivici un attimo proprio la tua vita dislocata su questi tre punti. Sì, allora io ho iniziato da un anno e mezzo qua a Ferrara come cultore della materia presso la cattedra di procedura penale della professoressa Valentini. Sempre nell'ambito di questo incarico svolgo l'incarico di tutor accademico presso la sede di Rovigo di questa facoltà, e poi a giugno mi sono iscritto al concorso per il dottorato di ricerca e ho vinto a Roma Tor Vergata, e quindi svolgo appunto attività come dottorando presso la facoltà romana, e lì nei limiti della mia permanenza nella capitale collaboro con il professore romano, appunto il professor Scalfati. Nel tuo intervento oggi all'Assemblea qui di Giurisprudenza mi ha colpito la tua preoccupazione, ovvero la preoccupazione che hai espresso nei confronti di quella che hai definito una logica imprenditoriale. Nel senso che stiamo perdendo di vista quello che è fondamentale per me, e cioè il fatto che la struttura universitaria ha a che fare con le persone, non con dei numeri. Gli studenti sono persone, si perde proprio di vista questa idea, cioè la risposta che dobbiamo dare a loro, una risposta in termini di conoscenze, in termini di interesse. A mio avviso siamo arrivati a un punto in cui la scuola italiana, intesa in generale, come ho avuto poi più volte modo di affermare nel mio intervento, la scuola italiana non è in grado di dare interesse, di stimolare, di dare al limite una speranza allo studente. Sostanzialmente io vedo la gente, quando viene a ricevimento da me, più preoccupata del numero di pagine da studiare piuttosto che del contenuto, del perché si studia la procedura penale, di qual è l'utilità di questa materia per uno studente che si laurea in giurisprudenza. Gli studenti accusano i professori dicendo sono noiosi, non cercano questo dialogo con lo studente. Dall'altra parte i professori accusano gli studenti dicendo sono disinteressati, non studiano, cercano, come dicevi tu, di ridurre tutto il numero di pagine il più basso possibile. Qual è la verità? C'è un punto mediano forse? Guarda, il punto mediano, per fortuna almeno a noi le accuse non arrivano in questo senso, e noi non le rivolgiamo agli studenti, nel senso che abbiamo un bel rapporto come cattedra con loro, ma il nostro purtroppo penso sia un caso, non dico isolato, però comunque so per certo che in giro per l'Italia sono diverse le situazioni. Il fatto è che io personalmente non mi sentirei di accusare assolutamente lo studente, perché capisco il disinteresse, nel senso che uscito di qua cosa fa? Cioè, questa è la domanda fondamentale. Io ho avuto a che fare con un ragazzo che è uscito con 110 lode da qua e lui credeva di essere arrivato. Poi ha scoperto che in uno studio legale andava a fare fotocopie, e questo è stato un brutto colpo per lui. Quindi non accuserei mai lo studente, probabilmente è vero, l'accusa reciproca c'è, questo non bisogna nascondercelo, ma è dovuto a quella mancanza di dialogo di cui parlavamo. Spesso lo studente vede il docente come molto lontano, dall'altro non ha spesso la possibilità, da un lato la maturità forse dall'altro, di rivolgersi a lui per questioni diverse rispetto al numero di pagine eccetera. Da un lato il problema è questo, il docente è sentito come lontano dallo studente, questo è appunto un problema, e nella logica imprenditoriale il docente continua a essere ancora più lontano allo studente finché si considererà lo studente come numero semplicemente. Durante l'assemblea abbiamo anche incontrato Giovanni Verla del coordinamento Onda Ferrara, che ci ha dato appuntamento al 17 novembre, data in cui si prevede uno sciopero nazionale degli studenti. La manifestazione del 17 novembre, sì, la manifestazione che abbiamo convocato come Onda Ferrara aderendo all'appello di Link per lo sciopero nazionale degli studenti universitari, studenti medi, con anche tutto lo sciopero del mondo, perché comunque è la giornata mondiale per gli studenti. Grazie.